Mi sembra di capire che sta finendo il tempo, che lo stiamo rincorrendo. Pensavo di introdurre l'eredità dei corpi dando uno sguardo dal punto di vista anche di come si è arrivati a stigmatizzare l'omosessualità. E quindi in parte avrei indicato proprio nella medicina scientifica uno dei primi colpi a fondi per quanto riguarda l'omosessualità, nel momento in cui ha ridotto la visione dell'uomo ad una visione parcellizzata, quindi ha dato uno sguardo, ecco, dei corpi rispetto all'anatomia, alla fisiologia, alla patologia, riducendo gli organi sessuali come deputati alla riproduzione, che è solo possibile tra maschio e femmina, e di conseguenza qualsiasi altra espressione sessuale al di fuori di questo registro è considerata patologica. Aggiungerei anche che con la psicoanalisi che si ha la stoccata conclusiva, nel momento in cui vede nello sviluppo edipico lo sviluppo psichico sano, e pertanto, per quanto riconoscesse l'ambiguità sessuale, la passività e l'attività come caratteristiche prerogative dell'uomo, allo stesso tempo relegava l'omosessualità ad un mancato sviluppo psichico. Quindi, come dire, c'è anche nella scienza, che cerca di spiegare dal punto di vista scientifico più profondamente, un po' come ha fatto lei, no? Nell'individuare, nell'andare proprio a svelare l'atomo, quindi quello che c'è dietro, quello che in un certo qual modo è l'essenza dell'uomo carnale. Ora, ridurre l'omosessualità al solo atto sessuale è ridurre comunque la totalità dell'esperienza affettiva, che comunque è, come posso dire, che è caratterizzata prima di tutto e soprattutto da un'attrazione che è di tipo intellettuale ed emotivo, ma anche cognitivo, comportamentale e subito dopo sessuale. Partendo da quest'ottica, l'omosessualità diventa una delle molteplici espressioni in cui l'affettività umana può esprimersi. E nell'eredità dei corpi, Marco Porro riesce a descrivere le sfumature e la diversità del sentire amore, e lo fa descrivendo dei personaggi che sono profondamente umani, che esprimono una sofferenza esistenziale legata alle tappe di sviluppo psicologico-sessuale dei protagonisti, che sono due adolescenti, quindi in preda ai mutamenti del corpo, iscritti in una realtà fatta di silenzi, omissioni, però anche affetto e fiducia. E dal peso, e sono condizionati comunque da questo peso, di questa eredità familiare che sembra voglia tramandare un destino amartico, dal quale i protagonisti si potranno affrancare, che sapranno comunque trasformare solo attraverso l'ascolto e la condivisione della propria intimità. Per cui io credo che, anche allargando il discorso non più ai personaggi di questo romanzo, ma proprio a quella che è l'espressione o la difficoltà che possiamo avere nell'incontro con l'altro, fino a che riduciamo la nostra visione, la nostra identità a un particolare, quindi per esempio alla sofferenza, il libro è carico, come dicevo prima, di sofferenza esistenziale, c'è la sofferenza nei confronti della vecchiaia e anche della solitudine, della malattia, uno dei protagonisti ha una malattia che lo deforma, no? Fino a che il protagonista, fino a che noi ci identifichiamo con un particolare, quindi perdiamo la totalità, quello che è l'aspetto che noi chiamiamo olistico, che comprende sia l'aspetto proprio esistenziale, quindi la complessità, in quel momento perdiamo di vista il valore intrinseco dell'uomo, della persona, quindi la sua dignità. Cosa che deve essere invece riconosciuta, e viene riconosciuta nel momento in cui si accetta e si accoglie nell'altro la differenza che è un tratto costitutivo di ciascuno di noi in quanto persone. Quindi l'eredità dei corpi in questo senso dà un senso a questa manifestazione che vede anche in diverse opere frammentate, cioè particolarismi, mi viene da dire, no? Una visione parcellizzata, però riunita in un contesto come questo, che dà un senso attraverso la condivisione. Non mi voglio dire di più perché...
Ed è importante capire il filo conduttore. E adesso chiudiamo veramente. Togliti questo applauso, te lo meriti. Era difficilissimo parlare dopo professor Gessa per tutti. E chiamiamo, farci un saluto, dirci due parole, il vero protagonista che ci ha regalato questo titolo bellissimo, L'eredità dei corpi, Marco Porro, casa editrice Nutrimenti. Benvenuto Marco. Grazie. Grazie a tutti. Ringrazio Valentina appunto perché ha scelto di dare il mio titolo a questa rassegna. La mia è una storia ambientata a Cagliari ai giorni d'oggi. Sono tre personaggi appunto che hanno un'eredità disturbante e i personaggi lottano con questa eredità per trovare un equilibrio interiore, interno. E, Valentina ha scelto questo libro, l'omofobia nella storia è appena sfiorata, perché io non ho etichettato i sentimenti, gli impulsi sessuali, non ho parlato mai di pedofilia, di perversioni, non mi piace. C'è la protagonista che a 45 anni si innamora di un adolescente, e non c'è niente di male per quanto mi riguarda appunto ad amare un adolescente, però non riesce a convertire questo sentimento in un sentimento possibile, perché nell'infanzia è stata privata sessualmente, non ha avuto un'educazione sentimentale. E, quindi i temi sono tanti e Valentina ha scelto il libro non solo per l'omofobia, ma perché i personaggi sono tutti un po' discriminati e si discriminano da soli, come dicevi tu, perché si vedono imperfetti. Esatto, quindi non riescono a vivere. Qual è poi il modo in cui vivere? Confrontarsi e condividere. Quindi i personaggi, anche se sono imperfetti, vivono, cadono, si rialzano, si sporcano come Rosaria, però poi vivono e sono più vivi di altri personaggi che sono magari perfetti. E niente, il libro è giù, se volete comprarlo, è il 20, c'è il reading giusto di Anna Abruzzo, credo di esserci anch'io, ma ci sarò sicuramente, visto che oggi abbiamo avuto poco tempo. Meno male, perché il Gessa ci ha onorati della sua presenza, per me è un onore, questo è il mio primo romanzo, quindi avere lei come padrino quasi, perché a Cagliari è la seconda presentazione che faccio, l'ho fatta a Torino al Salone del Libro e questa è la, insomma, quindi sono molto contento. Grazie a Valentina, a Valeria Grande e a Nazarena Marongiu, che sono le promotrici di questa rassegna. Potete andare.